sono iniziati lungo la strada comunale che collega Manduria, Uggiano, Montefusco i lavori di manutenzione della pubblica illuminazione, soprattutto sulla pista ciclabile molto utilizzata da casalinghe e amatori del passeggio e del footing. Diciamo, si avvertiva questa difficoltà, questa esigenza di fare sport al buio. Finalmente dunque ci sono novità, assessore. Sì, finalmente facciamo fare la cittadinanza sport alla luce, nel senso, era la prima cosa che si è prevista l'amministrazione appena insediata, rimettere a posto quelle opere che effettivamente hanno una potenzialità però che non la sfruttavano appieno, in particolar modo la pista ciclabile, la cui pubblica illuminazione, il cui impianto era completamente spento. Adesso stiamo rimettendo a posto il tutto in modo tale da dare ai manduriani, che effettivamente ne sentivano l'esigenza, un impianto per poter fare questo sport all'aria aperta, diciamo. E speriamo entro inizi febbraio di completare, diciamo, i lavori. Quindi dovrebbe essere anche una cosa piuttosto celere. Che tipo di lavori si stanno eseguendo? Sì, i lavori che si stanno eseguendo sono lavori di realizzazione del cavidotto interrato, la sostituzione delle lampade e il mantenimento delle apparecchiature, vale a dire i pali in alluminio, mantenerli, diciamo, recuperarli pienamente, in modo tale da fare un intervento quantomeno invasivo. Infatti verrà eseguito un intervento con il vermer senza rompere particolarmente il manto stradale, sì, l'asfalto, e con il minore impatto possibile anche in termini di spesa. Vediamo se diamo il giusto ai manduriani, visto che continuano a pagare le tasse, diamo qualche servizio, ecco. C'è un altro aspetto, una continua lamentela del servizio di illuminazione in città. Che cosa sta facendo l'amministrazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini e risolvere queste problematiche? E l'amministrazione ha subito esaminato le spese che attualmente l'ente produce, sostiene, per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Le spese aumentano con il passare degli anni, sia a livello energetico, di fornitura energetica, vale a dire la corrente elettrica consumata, sia la manutenzione degli impianti esistenti. Il comune di Manduria, come gli altri comuni, deve adeguare i propri impianti alla normativa vigente. Faccio un esempio: gli impianti della litoranea sono già impianti che presentano degli ossidamenti alla base, quindi provocano dei tagli delle strutture e vediamo ogni tanto questi pali che vengono giù. Allora, mettere a norma tutta questa pubblica illuminazione, ampliare la rete con altra illuminazione, quindi dotare quelle strade, quelle arterie stradali di cui i cittadini lamentano il buio, dotarli di questi servizi energetici. E l'amministrazione si è indirizzata attraverso un project finance che permetterà, a fronte di un costo certo annuale, senza aumenti, a differenza di quello che si dice, un costo certo attuale, un costo certo, diciamo, del consumo, che attualmente si aggira intorno a 1,2 milioni circa tra manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura elettrica, e a fronte di questa spesa sarà eventualmente la ditta aggiudicatrice della procedura di project a poter dare un servizio senza più che il comune si vada a interessare con manutenzione straordinaria in più non prevista, che potrebbe andare a inficiare i bilanci già lacrimosi del comune di Manduria. Ecco, tra l'altro, assessore, mi diceva che anche Manduria non è esente da continui furti di rame, di cavi. Allora, Manduria preventivava nel passato spese circa di 250.000 euro di manutenzione straordinaria. Il problema di fondo è questo: negli ultimi periodi si registrano continui furti anche dopo le opportune, diciamo, messe in sicurezza, vale a dire cavidotti insabbiati, chiusini cementati, però abbiamo continui furti perché il territorio è vasto. Questi continui furti portano, diciamo, alle casse del comune di Manduria le sborse di somme notevoli. Parliamo dai 50-60 mila euro che stiamo verificando ogni 3-4 mesi dobbiamo effettivamente rimpinguare. Il problema, le risorse non le abbiamo, l'unica cosa è affidarci ad un servizio completo di manutenzione di cui il comune non deve più interessarsi, deve basarsi soltanto su una spesa certa, quello è, poi sarà a cura della ditta mantenere in efficienza, diciamo, la pubblica illuminazione del comune di Manduria. Questa proposta quando sarà attuata?
Noi abbiamo approvato nel programma triennale il project financing, a breve usciranno i bandi, il bando del project financing, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione sia per quanto riguarda il cimitero. A breve uscirà il bando e nel bando stesso vedremo le aziende che parteciperanno e vedremo di far partire questo servizio quanto prima possibile.